Bentornati su Kirby's Adventure Wii! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss finale, Magolor. E in questo episodio, o meglio, da questo episodio, cominceremo le parti extra. Cominciamo dunque da una cosa abbastanza richiesta da voi, ossia le stanze Hall. Per chi non lo sapesse, Hall sta per Hall Laboratory, ossia la... roba, non mi viene in italiano come si chiama, che ha prodotto Kirby. Comunque, una cosa che ancora non ho spiegato: se tornate a prendere le sfere di energia che avete già preso, al loro posto ci sarà una moneta, beh, da 10 stelline. Quindi, ve l'ho detto, vi può servire? Teoricamente sì. Prendiamo un attimo l'abilità elettro perché è buona. Allora, siamo nel livello 4 del mondo 1 e qui c'è la prima stanza hall, ok? Per attivarla dovete toccare la fine di questo muro, che non c'è, di questo scenario, ecco, facciamo prima scenario. E poi tornare indietro. E qui c'è la prima stanza hall. Adoro la canzoncina della stanza hall. Allora, questa è la prima. Infatti ce ne sono due. Inoltre in tutte le stanze hall, quindi tutte e due, perché ci sono due stanze hall, ci saranno alcune cose molto interessanti. Ad esempio, alcune abilità che non si possono trovare se non qui, almeno in quel punto del gioco. Esempio, lotta e martello non si possono prendere se non... beh, a meno che non avete sbloccato già altri mondi, ok? Poi sotto, appena ci riesco ovviamente, sotto queste dannatissime lettere, ecco, brilla, perfetto, ci sono delle stelline e anche delle vite se non sbaglio. L'abbiamo già visto, abbiamo già visto la seconda stanza hall, ma la farò rivedere tanto per. Ora, qui ci sono le abilità martello, l'abilità lottatore, Soryuken, poi appena riesco a sconfiggerti, l'abilità volo, che è buonissima per questo punto di gioco, e l'abilità ninja. Detto questo, penso di fare un piccolo taglio e ci vediamo direttamente dove è la prossima stanza hall, ok? A tra poco! Ok, siamo nel mondo 6, livello 5, e qui è la seconda stanza hall. L'abbiamo già vista, teoricamente, e io ve l'ho anche detto che è una stanza hall, ma tanto per farla rivedere magari qualcuno si è perso quell'episodio. Allora, una volta arrivati qui, aspettate che scendono tutti questi cosetti, e magari colpiteli già che ci state, perché si può fare. Prendete l'hamburger e qui dietro, in questo punto, c'è la seconda stanza hall. C'è la seconda stanza hall. E adesso c'è anche un piccolo minigioco che si può fare per ottenere vite, monete, vita in generale e sfere di niente, perché non ci sono sfere di energia. Ora, qui ci sono l'abilità frusta, l'abilità acqua, se non sbaglio l'abilità, eccole là, foglia e l'abilità lancia. Inoltre questa è la stanza hall con più roba alla fine, quindi, beh, io ve l'ho detto. Ok, detto questo abbiamo finito con le stanze hall. Già, ne sono solo due, l'ho già detto che ne erano solo due, quindi siamo a posto. Però, miei cari, c'è una cosa che voglio spiegarvi, perché c'è una stanza segreta che penso sia abbastanza carina da far vedere. Quindi la farò vedere tra due secondi. Ora ripeto, qui c'è un'altra sfera di energia, ma per prenderla l'ho già presa, insomma, perché ho già registrato questo episodio, insomma. Ok, almeno l'episodio in cui la prendevo. E appena cambiamo scenario, beh, farò un piccolo taglio. A tra poco! Ok, siamo nell'ultimo livello dell'ultimo mondo, ossia livello 3 del mondo 7. Ora, sto ignorando il vulcano perché francamente mi interessa poco, perché la cosa segreta che voglio farvi vedere, beh, c'è tra poco, insomma. Ok, in questa stanza non importa che abilità avete. Semplicemente avevo la mega spada e ho ottenuto la mega spada. Qui dentro c'è una porta. E questa porta conduce a un qualcosa di molto familiare. Ora, nella maggior parte degli ultimi livelli di tutti i giochi Kirby, quindi non tutti, ma la maggior parte, beh, ci sono collezionabili da prendere. Per collezionabili intendo vite. E fidatevi, questa è una cosa molto buona. Detto questo, salta! Thank you.
Yay! Perfetto, e adesso andiamo ad esplorare l'astro barca lore. Ora, vi ho già detto che l'avrei fatta vedere in due parti, e in effetti è così. Voglio farvi vedere semplicemente alcune cose. Allora, entriamo! Non sono mai entrato qui da quando ho sbloccato tutto quanto, quindi... Boh. Ehi, Magolor, sempre vispo, eh? Sì, già lo so che sei il cattivo, ma già l'ho fatto vedere nello scorso episodio, ok? Sì, lo so, ok. Ora, cominciamo con la zona... Est? Ovest, la zona ovest di questa astrobarca. Ok, cominciamo subito a vedere cosa c'è all'interno, tanto per farlo vedere. Ora, ci sono appunto le abilità che ci sono scritte sopra la porta, le potete prendere e usare in tutti i mondi, quindi non preoccupatevi se volete farlo. Inoltre qui c'è un dummy. Cos'è questo? È un semplice nemico base che non vi farà danno se vi avvicinate, vedete? Però potete allenarvi con varie combo e mosse, quindi se magari... Oh, voglio fare così... Poi voglio fare così e... Oh, sì, questa è la combo. Sì, in pratica potete allenarvi con questo coso. Se non erro potete anche mangiarlo. Giusto? E riapparirà. Quindi non preoccupatevi, ma... Inoltre dopo un bel po' di danno sparirà da solo. Se non sbaglio. Controlliamo adesso. Questo è l'attacco più forte che fa l'abilità spada, quindi... Dovrebbe diventare rosso. Eccolo qui. E dopo esploderà. Appena vuole. Ha un sacco di vita sto coso. È tipo un boss, anche se, beh, non vi fa danno, quindi non è un boss. Però ha tanta vita. E adesso... Sì, tra poco esplode. Tipo adesso, magari? Esplodi? Dai, che devo andare avanti con le spiegazioni? Ok, perfetto. E poi comunque rispawnerà là sopra. Rispawnerà. Ora, ovviamente, la seconda stanza abilità contiene le altre abilità. Elettro, raggio, frusta, parasole e roccia. Devo entrare in tutte quante, se no non si toglie il nuovo e quindi la cosa mi dà fastidio. Poi, acqua, super K, tornado, granata, lancia. E l'ultima stanza, forse la più importante. Ghiaccio, martello, qui si può prendere il martello gratuito ed è buono sto coso, perché questo colpo, questo, è se non erro il colpo che fa più danno di tutte quante le abilità. Comunque, lottatore, poi vabbè, volante e ninja. E adesso, a proposito dell'abilità ninja, adesso abbiamo dei minigiochi nuovi. Ora, farò vedere solamente i primi livelli di questi minigiochi. Un piccolo consiglio, se dovete per forza farli, perché volete farli, fateli con degli amici perché altrimenti è molto noioso farli da soli. Comunque, Dojo Ninja. Istruzioni. Muovi il telecomando Wii per lanciare la tua stellina ninja. Cerca di colpire il bersaglio mentre si muove sullo schermo. Colpisci vicino al centro per fare più punti. Colpisci nella zona gialla per ottenere punti bonus. Quando giochi con gli amici, il ninja con il punteggio più alto sarà il vincitore. In effetti non è particolarmente divertente senza. Comunque, non abbiamo nessun record ovviamente, ma non importa. Iniziamo. Solamente noi. Ok, livello 1. E giriamo il telecomando. Bisogna scuoterlo. Scopri il ninja che è in te. È la prima volta che viene al dojo ninja? Sì. Cominciamo con un po' di pratica. Quando dico ninja, muovi il telecomando Wii. Centro. Perfetto, direi che può bastare. Fine pratica, wow. Bersaglio numero 1. Quasi al centro. Bersaglio numero 2. Ah! Colpito, ma per niente centro. Bersaglio numero 3. Non sono in grado di farlo mentre registro, ovviamente. Bersaglio numero 4.
Vedete? Ogni volta che andate avanti di difficoltà, o meglio, di bersagli, aumenta la difficoltà. Ecco. Ultimo bersaglio. Ma anche no. Comunque, fine. Risultati. 294. Livello stella completato. Livello 2 accessibile. Perfetto. Andiamo a fare il secondo livello. Tanto per far vedere come sono i tre livelli. Se riesco, faccio vedere tutti e tre, però non credo di riuscirci, ok? Bersaglio numero 1. Ninja! Ok, centro perfetto. 100 punti. Più 30 punti di centro. Bene. Bersaglio numero 2. Saranno molto più complessi, quindi state molto attenti e rimanete concentrati. Non come me, ma lasciamo perdere. Ricordo che mentre registro, questa è una scusa ovviamente, però mentre registro ho un piccolo ritardo nel vedere il video del gioco, ovviamente. Quindi potrei mancare molti bersagli. Bersaglio numero 4. Tramonta il sole e noi colpiamo il bersaglio appena esce. Oh, centro, wow. Già, adesso ci saranno anche dei dammi che romperanno le scatole. Ok, bersaglio numero 5. E colpisci il robottone, che è più complesso di questo minigioco, eh. Adesso, perfetto, centro. Per 2. Bersaglio numero 6. Che schifo. 4. Però l'ho preso. Ultimo bersaglio. Preso di striscio. Comunque abbiamo completato il livello 2. Se non sbaglio, per il 100% non dovete per forza fare questi minigiochi. Ma non ne sono sicuro. Quindi magari dopo aver completato almeno questo minigioco, vedremo com'è che si dice nel menu principale se mi danno. Ehi, al posto di 94 è 95. Adesso controlliamo perché non ricordo. Scopri il ninja che è in te. Difficoltà massima. Bersaglio numero 1. Li manco così lenti, quindi già. Bersaglio numero 2. Colpito, ma non affondato. Numero 3. Non preoccupatevi, penso di fare solo il primo livello del robottone, perché se no ci mettiamo davvero i secoli. È molto divertente, colpisci il robottone, ma solamente se giocate con almeno un'altra persona, altrimenti è un po' complesso. Inoltre, attenzione, questo lo devo spiegare, i Gordo, ossia i riccio spini, bombo spini si chiamano in italiano, bloccheranno le vostre stelle ninja, ma è una cosa ovvia, ovviamente. Preso di striscio, ma almeno l'ho preso. Colpito. 69. Bersaglio numero 6. Mancato completamente. Pensavo facesse una finta. Comunque, risultato, se mancate l'ultimo bersaglio o se mancate un bersaglio, non finirete il minigioco, vedete? Detto questo, usciamo. Sì, già lo so. E facciamo subito vedere il secondo minigioco. Usciamo, ok. Ossia, colpisci il robottone. Ok, grazie. Posso prendere questo, ok. Colpisci il robottone, istruzioni. Prendi le mire e spara con A, gioca con un amico per distruggere tutto. In effetti è vero, è molto complesso se non giocate con un amico. Poi, devo andare avanti, ok. Tieni premuto A per caricare il colpo. Quando vedi il bagliore blu, rilascia A per sparare il colpo 5 volte più potente del colpo normale. Anche se a volte conviene sparare il colpo normale e non in quello caricato, comunque. Se distruggi abbastanza parti, verrà esposto il punto debole. Colpisci quel punto per distruggere il robot.
Se vieni colpito da un missile resterai stordito per un breve periodo. Colpisci i missili prima che questi colpiscano te. Se cade il tempo sarà game over, ovviamente. Ok, iniziamo. Da soli. Sì, livello 1. E si comincia. Molto complesso mirare per me, comunque non importa. Partenza! E Bagliore Blu spara. Ok, dovete semplicemente colpire le parti del robottone. Inoltre potete anche colpire lì dietro, lì c'è Cabula, vedete? Non voglio spiegare chi è Cabula perché non dovrebbe interessarvi. Comunque proviene da un altro gioco di Kirby, se non sbaglio Kirby Superstar e Kirby Superstar Ultra. Ok, anche se credo che Superstar Ultra venga, o meglio sia uscito dopo questo gioco. Proviamo a fare questo colpo e vedete? No, 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 ecco. Spara. Davvero è molto molto complesso mirare con il con la registrazione, insomma. No, 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 ok. Ok. Potete anche ignorare Cabula, ovviamente, non dovete per forza colpirla. Ossia il dirigibile, tanto per dire. E spara. Ok, mancano poche parti. Ecco il punto debole. Spara, 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 spara. E fine. Vittoria. Ok, va benissimo. Nuovo record, già che ci siamo. Beh, ovviamente il nuovo record. Appunto, perché la prima volta che lo facciamo è ovvio che è il nuovo record. E adesso missione numero 2. Penso di farle tutte e tre a questo punto. È una cosa un po' brutta, però... Fidatevi, voglio farlo vedere, ok? Allora, questo era un Waddle. Questo è il Mecha Kawasaki. Kawasaki era, ed è ancora, nei giochi Kirby, colui che vi dà l'abilità cuoco, se non sbaglio. O l'abilità cucina. Si comincia. Ciao Kawasaki, distruzione totale. Via! Ok, cerchiamo di colpirlo perché questo coso è abbastanza complesso. Inoltre romperà tanto le scatole. Attenzione, dovete distruggere la sua padella per colpire il suo punto debole, aggiungerei. Ora... no, 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 no. Ok, cercate di distruggere anche la mano se potete perché... Fidatevi, conviene. Ok, non so se riesco a sconfiggerlo al primo colpo. Ci proverò però. Uovo. Ok, non importa. No, 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 no. Ok, attenzione alle uova, soprattutto quello che vi vengono addosso, perché vi romperanno tanto le scatole. Vedo un missile laggiù. Bam. Ok. Ah, è un po' lento se non avete due personaggi, ripeto. Quindi cercate un amico, se avete un altro telecomando Wii. E uovo. Ah, dannazione. Questo qui è l'uovo giusto. Esplodi, mio caro. Vedete, una volta rotta la sua padella potete letteralmente sfondargli lo stomaco. È brutto detto così, però è quello che faremo. È quello che abbiamo fatto, più che altro. C'è un pezzo di carne. Penso che si curi col pezzo di carne, sapete? Non lo so, però. Non ricordo niente di questi minigiochi. Ora, la cosa più brutta è l'ultimo boss. Ossia l'ultima sfida di questa avventura. Un attimo, colpiamo il missile. Bene, il cappello e la testa anche dobbiamo colpire. Mecha Kawasaki, boom. Ancora no, va bene. Ah, perché lo schivi? Ah, no, c'è anche un UFO là. No, 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 l'uovo. Spara l'uovo adesso. Ok, non importa, l'importante è colpire il cilindro che ha sulla testa, appena ti riesco. È un po' complesso farlo da lontano, ma sentirete cliccare probabilmente furiosamente tutto quanto, perché sto cliccando in maniera molto furiosa tutto, ma... Ok, abbiamo capito, puoi lanciare le uova, abbiamo finito praticamente, game over però, lo dico subito perché non ci riesco, dovremmo colpire ancora i piedi e... Comunque, non importa. Non farò vedere l'ultimo livello, sappiate però che è Mecha Dedede. Ve lo spoilero tanto per... Tempo scaduto! Ci mancava poco però, da notare. Bastava colpirlo ancora un po' per esporre il punto debole, già lo so. Ok, detto questo... Sì, magari lo farò off camera, perché voglio comunque completarlo, perché è completismo. Allora, adesso usciremo... Ci salva il gioco, vero? Non ce lo salva? Dovrebbe salvarlo. Non importa, dovrebbe averlo salvato. Ok, adesso usciamo e vediamo se ci ha aumentato. No, ok. Quindi i minigiochi, miei cari, non aumentano il tasso di... O meglio, la percentuale di completamento del gioco. Detto questo,
Nella prossima parte di Kirby's Adventure Wii andremo a fare una cosa che molti mi hanno chiesto di fare, ma non preoccupatevi, l'avrei fatta, ossia le sfide. Oh mamma mia. Alla prossima parte. See you next time.